Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Senex e oggi signori siamo su Tropico 6. Perché siamo su Tropico 6? Perché me l'avete già chiesto diverse volte di riportare in auge la serie Tropico 6. In più è uscito un nuovo DLC, ovvero Tropico 6 Spitter, pochi giorni fa proprio. Quindi siamo tornati da El Presidente sull'isola tropicana. Allora, iniziamo una nuova partita con Sandbox. Io vi invito anche ragazzi ad andare nelle informazioni del canale perché ci sarà una nuova programmazione per quanto riguarda appunto i video. Il canale ci saranno due video al giorno. Tropico 6 ad esempio uscirà il lunedì e il venerdì sempre alle ore 16, signori. Quindi se volete vedere quando usciranno le varie serie che vi interessano, basta andare nelle informazioni del canale e lì avrete tutte le informazioni che cercate. Abbiamo fatto anche in modo di accontentare un po' tutti i gusti, da chi piace il calcio, da chi piace i più gestionali. Ovviamente la programmazione varierà poi nel corso del tempo in base ai giochi nuovi che andranno ad uscire. Benissimo, detto questo, cari signori miei, si torna su Tropico. Vediamo anche questo nuovo DLC di cosa si occupa. Spitter praticamente è il nome del social network di Tropico, quindi vedremo Tropico anche ai tempi dei social network con la classica proprio irriverenza e la goliardia della tipica della serie Tropico. Quindi intanto andiamo a scegliere la nostra mappa. Ah, mappa casuale, ok. Terraferma medio, altipiani non comuni, isole molti, isola principale medio, clima normale, clima medio, casuale, ok, seme... E il codice, vabbè, non lo so. Ecco, la difficoltà è fiera, ovvero quella normale, opposizione normale, disastri raro, vittoria. Va bene, credo che ci siamo. Ragazzi, mi raccomando, seguite questa serie perché si prospetta essere molto molto interessante. E allora, pronti 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 signori, ci siamo. Eccola qua la nostra isola principale con i vari arcipelaghi. Bellissimo, con le varie altre isolette qui intorno. Qua c'è il nostro palazzo del presidente, attorniato poi da baracche, vabbè. Che importanza ha. Allora, vediamo anche cosa è cambiato, se c'è qualcosa di nuovo, perché non ho visto niente riguardo questo nuovo DLC. Lo volevo scoprire qui con voi, però probabilmente dovremo andare, credo, avanti nelle epoche per poter vedere qualcosa di nuovo. Perché ripeto, Spitter sarebbe il nuovo social tropicano, quindi non credo che nell'era coloniale si possa parlare di social. Quindi io inizierei subito ad andare a costruire le nostre strade, al fine appunto di andare anche a creare i nostri vari, le nostre specializzazioni, ragazzi. Quindi si parla all'inizio dell'agricoltura, saremo molto agricoltori, se ricordo, eccola, aspettate perché scusate ragazzi, devo un attimo riprendere la mano. Vediamo qua cosa c'è. Qua ci stanno le banane, perfetto. Là una banana qua, poi un'altra banana qui, là, poi famo due di banane, famo anche lo zucchero che sarebbe poi molto importante quando andremo a mettere la nostra fabbrica di rum. Qua, siamo in pausa, sì, ok. Iniziamo a costruire anche le varie strade di qui. Come vedete è tutto fatto in modo certosino. Continuiamo di qui. Questa la tagli così. Perfetto. Poi ci andremo a mettere le varie ville di campagna per non far vivere tutti nelle varie baracche. Ottimo. Che bello. Ecco, questa va qua. Perfetto. Al bacio. Al bacio come sempre. Perfetto. Ok. E poi mettiamo... Dunque, per adesso va bene così. Allora, servono intanto le case, signori. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, ovviamente nei commenti. Qualora vi piacesse la serie, magari supportatela con dei like, con dei commenti. Insomma, avete tanti strumenti nella vostra faretra da poter utilizzare. Villa di campagna ancora. Gliela buttiamo qua. Buttiamo anche un bel dormitorio. Almeno cerchiamo di levare tutte ste baracche che ovviamente rendono la vista non proprio signorile. Dormitorio anche qui. E famo un altro dormitorio qua. Poi lo andremo ad aggiornare perché ovviamente accanto al palazzo, signori, noi possiamo avere i campi di patate vicino al palazzo reale. Quindi man mano che andremo avanti
andremo anche a modificare le nostre esigenze. Va bene. Ok, intanto facciamo partire, dai. Facciamo partire e mettiamo anche l'ufficio dell'edilizia per far andare le varie costruzioni un po' più veloci e anche l'ufficio per i trasporti per trasportare appunto le nostre merci più velocemente. Dove sta il porto, per esempio? Eccolo qua. Dobbiamo, ovviamente, molto importante, collegare il porto per poter attivare il nostro import-export, perché Tropico, ragazzi, oltre che per il turismo, vive, nasce, cresce e si riproduce grazie soprattutto all'import-export che vediamo qui su commercio. O, ad esempio, adesso abbiamo da poter esportare assi che non abbiamo, cotone, lana, rum e tronchi. Perfetto, non abbiamo una mazza. Potremmo però forse andare a creare dei campi di cotone. Vediamo un po'. Dunque, cibo, risorse, piantagione, cotone, cotone, cotone. Eccolo qua. Sì, direi che ci può stare qui, ci può stare. Guarda, ne famo. Te ne butto uno qui. E poi te ne butto un altro di cotone, sempre qui, che mi pare abbastanza adatta la zona. Sì, qua. Ok. Quindi abbiamo il cotone, abbiamo tutto. Non ci scordiamo di andare a mettere i vari dormitori, le varie abitazioni, perché sennò, signori, noi non vogliamo vedere nessuno vivere nelle baracche. Saremo dei presidenti molto, molto esigenti. Oh, richiesta della corona. Arriva la prima missione, bella vedere le scelte. Quindi completa rotta commerciale per esportazioni con la corona. D'accordo, questa l'accettiamo. Abbiamo anche la rivoluzione che vuole, produci mais, possiamo piantagione. Va bene, accettiamo tutto. Accettiamo noi tutto, signori. Noi proprio accettiamo tutto. Da tutte le fazioni ci schieriamo. Dall'opposizione alla maggioranza, dai rivoluzionari a quelli un po' più tranquilli. Tutti. Li facciamo contenti tutti. Allora, dunque, che cazzo la voleva? Dove le... Ah, eccole qua. Dunque, produci mais. Perfetto, lo faremo subito. Quindi andiamo di costruzione, piantagione, mais, ecco, ah, era il primo, mais, qua. Guarda, qua c'è uno spazietto verde che magari mi riesco a infilare. Olè. Andiamo sempre qua di strada, non ce lo scordiamo mai. Uno, uno, due, perfetto. No, di qua però non ci posso andare, no, 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 purtroppo qua no, va bene. Allora, poi famo così. Famo così. Famo così. Dai, ok, ottimo. Andiamo anche di dormitorio. Ne mettiamo uno qua. Ne mettiamo uno qua. E un altro lo mettiamo qua. Il dormitorio, quante famiglie? 6 famiglie, d'accordo. Quindi ne mettiamo un altro qua. E ne mettiamo magari un altro qui. Senza esagerare, però, non esageriamo. Oh, va bene. Andiamo avanti. Mentre quello che voleva... Ah, la rotta commerciale con la corona. Sì, possiamo esportare il cotone. D'accordo. 1400 di volume. Vabbè, sì, per adesso può andare bene. Tanto per, appunto, sbloccare questa quest. Il nostro mandato finirà tra 5 anni e 4 mesi. Il nostro obiettivo è quello, ragazzi, di non far scadere il mandato. Perché se scade il mandato, finisce il gioco. Praticamente è come se venissimo licenziati da presidente, come se la carica si dovesse interrompere. Quindi l'obiettivo è di prolungare il mandato il più possibile fino a quando non andremo a chiedere poi l'indipendenza alla corona. E quindi poi avremo proprio la nostra isola personale e lì andremo poi di elezioni più o meno democratiche. Poi lo vedremo più avanti, perché non conosce Tropico, è un gioco molto anche ironico, che fa proprio, che sbeffeggia pure la politica. Insomma, un gioco molto molto interessante. Che cazzo lo vuole questo? Il buon penultimo? Ci sono troppi cittadini senza lavoro. Ok, vabbè, noi accettiamo tutto. E un attimo, mo lo stiamo a creare il lavoro, un secondo. Allora, per il lavoro dobbiamo appunto creare l'industria. Usa lo zucchero. Noi lo zucchero, ragazzi, ce lo abbiamo. Quindi l'industria andiamo a fare. Questo cos'è? Mais. Mais. Possiamo anzi addirittura metterlo proprio. Ah, zucchero però ne abbiamo uno solo. Ne abbiamo messo di zucchero. E no, 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 ne serve un altro almeno. Allora, aspetta, fatemene mettere un altro. Lo sta piantagione, zucchero. Purtroppo non è che proprio sia un'isola zuccherina questa, eh. Beh, qua.
Qua c'è del verde. Ne metto qua altre due. Ma sì, ma famo così. Piantagione, ancora zucchero. Ok. E qua però ci andremo a perdere parecchio. Vabbè, sì, ne mettiamo altre due così, dai. Ok, ovviamente dobbiamo collegarli con una bella strada. Uno, due, tre. E voilà. Perfetto. Andiamo a mettere le varie i vari dormitori. Uno e due. Cerchiamo, ragazzi, di fare le cose fatte bene, perché qua fallire è un attimo, non è che sia un gioco poi semplicissimo, nonostante la difficoltà sia impostata su normale. Quindi, ragazzi, partiamo bene, chi ben comincia, come si dice, è a metà dell'opera. Ok, il tasso di 12 mais lo faremo, magari creiamo altri uffici per l'edilizia da questo lato qua, e un altro ufficio per i trasporti, lo mettiamo vicino al porto magari. Là, di qui. Posso? Grazie. Mettiamo sempre una bella casetta, un bel dormitorio. Il dormitorio appunto è per le famiglie un po' più povere, mentre il palazzo già bisogna avere uno stato sociale un po' più elevato, ragazzi. Ecco perché per adesso non costruiamo palazzi, perché sarebbero inabitati. Va bene, come vedete stiamo costruendo a bestia. A bestia, proprio a bestia. Piantagione di cocco, che possiamo fare? Anche il molo dei pescatori, posso costruire? Eccolo qua, guarda, te lo butto qua il molo dei pescatori. Dai, è penultimo! Grande, ecco. Ovviamente per ogni quest che andremo a soddisfare, ragazzi, aumenterà, come vedete, anche il supporto da parte dei cittadini e delle varie fazioni, in base appunto alla fazione che ci aveva richiesta quella determinata quest. Quindi è molto importante anche cercare di soddisfare un po' tutti per avere il supporto delle varie fazioni. Ok, produci mais, come vedete la produzione è partita e a 3 stiamo costruendo, sì, giusto? Stiamo a costruire? Sì, stiamo costruendo, molto lentamente, però stiamo andando più o meno. Ho un desiderio irrefrenabile, ecco, di come vedete. Presidente. Esatto. Allora, praticamente dobbiamo raggiungere il buon penultimo, che è il nostro assistente. Ci sta dicendo che se, qualora, riuscissimo ad arrivare a una approvazione media dei rivoluzionari di 60, riusciremo a chiedere l'indipendenza da parte della corona. Quindi mandiamo a quel paese la regina Elisabetta. Potremmo chiedere l'indipendenza. Già siamo a 47. E come facciamo ad aumentare questa approvazione? Semplicemente, ragazzi, andando a completare le varie quest che i rivoluzionari ci chiederanno. Qua sopra vedete il denaro, qua sopra vedete anche il numero di abitanti che abbiamo e il supporto della popolazione. Abbiamo appena completato anche la quest della regina e va bene, ragazzi. Estendiamo il mandato di 18 mesi. Sì, i soldi per adesso li lasciamo da parte perché li abbiamo comunque. Questi che volevano? Ah no, produci mais, lo stiamo facendo. Aspetta, ormai finiamo anche questo, perfetto. È un altro modo per aumentare ancora di più velocemente il supporto dei rivoluzionari. Mo adesso, eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua. Ma Sofia Ortega, come la sorella di Ariel, ci chiede praticamente se vogliamo, come ricompensa dovuta al nostro compimento della quest, 10 immigrati rivoluzionari all'interno dell'isola, $2000 o un progetto casuale. Noi andremo a richiedere i 10 immigrati rivoluzionari al fine appunto di ottenere il loro supporto un po' più velocemente, che già vedete siamo là, già siamo vicinissimi. Il nostro supporto è arrivato al 94%, quindi io direi, ragazzi, fatemi sapere se questa serie vi possa piacere e più avanti andremo a scoprire anche questo nuovo DLC, che cosa presenta di nuovo. Ripeto, nell'era coloniale non credo che ci fossero i social network, quindi dovremo andare un po' avanti nelle epoche. La prossima epoca sarà quella delle guerre mondiali, quindi c'è tanto ancora da vedere, perché poi si arriverà fino alle ere moderne, proprio con computer, palazzoni, insomma. E poi c'è tutta la parte del turismo. È un gioco molto molto interessante. Fatemelo sapere, qualora fosse così, nei commenti qua sotto, oppure con un bel like. Iscrivetevi al canale e a tutti questi social che avete visto, a proposito appunto di spitter di social, qua sotto in questo bel banner multimediale, signori. E noi ci vediamo sempre domani, cari ragazzi, con dei nuovi video. Ciao!